Ciao amici, cosa non faremmo per dimagrire i fianchi e i rotolini della schiena? Io ho provato di tutto, ma è difficile. Ci vuole costanza e strategie furbe. Il grasso si deposita su schiena e fianchi perché non li usiamo mai. Per questo, oltre al grasso, abbiamo anche tessuti flaccidi e poco tonici. Oggi vediamo 4 trucchetti per dimagrire schiena, fianchi e maniglie dell'amore. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Prima di iniziare, ecco la regola più importante, non sforzare. Il numero di serie, le ripetizioni e la velocità devono essere adatte alla propria forma fisica. Quello che fa la differenza è fare il movimento bene, rimanendo rilassati. In questo modo si ottengono risultati, altrimenti ci si fa male e basta. 1. Piegamenti in avanti, da in piedi, con le braccia rilassate, abbassarsi in avanti, cercando di toccare la punta dei piedi. Fermarsi al punto dove si riesce, non bisogna sforzare. Fare 2 o 3 serie da 10 piegamenti. 2. Piegamenti laterali. Sempre in piedi, appoggiare una mano dietro la testa, tenendo il gomito alto e aperto lateralmente. Stendere l'altro braccio lungo il fianco, si può tenere in mano una bottiglietta, un piccolo manubrio. Allungarsi lateralmente verso il basso, dal lato in cui si tiene il peso. Fare una serie da 15 o 20 piegamenti, poi invertire le braccia e fare un'altra serie. 3. Flessioni. Le flessioni aiutano a rinforzare il tronco, quindi fanno lavorare tutti i muscoli di schiena, fianchi e addominali laterali. La cosa importante è tenere la schiena ben dritta. Per facilitare ci si può appoggiare sulle ginocchia invece che sulle punte dei piedi. Si possono fare 2 o 3 serie di flessioni da 5 fino a 20 a seconda della propria forma fisica. 4. Alzate con il bacino. Stendersi sulla schiena con le ginocchia piegate, i piedi appoggiati su tutta la pianta e i talloni il più vicino possibile ai glutei. Stendere le braccia lungo i fianchi. Se si riesce si possono afferrare i talloni. Tenendo le spalle appoggiate a terra e i piedi fermi, alzare lentamente il bacino fino a che si può. Tenere la posizione per qualche secondo, poi sempre lentamente scendere fino ad appoggiare di nuovo tutta la schiena a terra. Fare 1 o 2 serie da 5-10 sollevamenti a seconda della propria forma fisica. Io corro ad allenarmi, provate anche voi amici. Ecco il trucco per un allenamento quotidiano. Fate uno solo di questi esercizi ogni giorno per 10 minuti, cambiate ogni giorno, così alternate tutti gli esercizi a rotazione e il corpo si tonifica prima. In descrizione c'è il link alla playlist con i video degli esercizi per dimagrire fatti dalla mia amica Serena e anche il link alla pagina del mio sito con tutti gli ebook che ho scritto sul dimagrimento. Io voglio quello per dimagrire i fianchi e maniglie dell'amore, e per vedere vecchi e nuovi video iscrivetevi al canale, è facile, con un click così, e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Fate questi allenamenti e men che non si dica vi troverete più in forma e tonici. Vi aiuteranno a far sparire rotolini e maniglie dell'amore. Vuoi approfondire questi argomenti e incontrarmi di persona? Partecipa agli eventi, vacanze e soggiorni di benessere che organizzo in tutta Italia. Prenota un coaching di naturopatia personalizzato con me e ottieni il meglio per il tuo benessere. Vivi consapevole e vivi meglio! Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale e sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!